Ciao a tutti, volevo presentarmi. Il mio nome è Anna, in arte Ann Rose. Sono una creativa da anni, come penso lo siate anche voi, visto che guardate questo canale creativo. Sono molto fortunata perché la mia passione è anche il mio lavoro. Realizzo gioielli utilizzando svariate tecniche, iniziando dal semplice assemblaggio di componenti per creare anelli, orecchini, collane, bracciali, spille, eccetera, alla vera e propria realizzazione di componenti per la bigiotteria. La mia formazione è in buona parte una formazione orafa, in quanto ho frequentato per qualche anno la scuola orafa a Milano, che mi ha dato delle validissime basi per affrontare poi tutti i corsi che si sono susseguiti negli anni, spaziando dalla modellazione di paste polimeriche alle tecniche di tipo tessitura come il soutage, l'embroidery, il macramé, che utilizzo per la creazione di lavorazioni particolari che faccio attorno ai componenti che realizzo, continuando poi con dei corsi di pittura su porcellana per la creazione di cabochon da incastonare. Attualmente continuo a frequentare dei corsi di aggiornamento sulle nuove tecniche orafe di realizzazione dei gioielli, perché il mio progetto futuro è quello di realizzare una linea di gioielli qualitativamente più alti, utilizzando dei metalli nobili come l'argento e soprattutto l'oro. Qua vi mostro un esempio delle modellazioni che sto realizzando in questo periodo. Mi considero quindi una creativa poliedrica che non si ferma solo all'utilizzo di un'unica tecnica per realizzare i miei gioielli, come potete vedere anche da questi gioielli che vi sto mostrando, ma amo proprio miscelare un po' di tecniche diverse per creare dei manufatti che siano un mix di tutti questi anni di studi e sperimentazioni. In questi anni di lavoro e continua ricerca che ho maturato soprattutto nelle fiere della creatività tipo la creativa, l'abilmente, il mondo creativo a cui partecipo come espositrice, ho avuto veramente la grande fortuna di incontrare tante colleghe creative e ognuno di loro mi ha donato qualcosa della propria passione permettendomi di crescere professionalmente ed ecco perché ho aperto questo canale per condividere con voi tutto questo e anche perché penso che la condivisione possa portare ad una maggiore crescita professionale. Vi ringrazio che avete speso un poco del vostro preziosissimo tempo per ascoltarmi e per guardare questo video e spero anche che vorrete condividere con me impressioni, commenti e idee che matureranno guardando i miei video creativi. Se vi piacciono mettete un like ed iscrivetevi al mio canale, ho tanto da raccontarvi e da condividere. Se non vi piacciono aiutatemi a migliorare, ascolterò volentieri i vostri commenti e i suggerimenti. Spero a presto e vi saluto.